Salve a tutti, eccoci ritrovati per il nostro secondo appuntamento. Oggi affronteremo come gestire le nostre emozioni negative, quelle di cui abbiamo parlato la volta scorsa: paura, ansia, panico. E lo faremo innanzitutto parlando, dando due semplici nozioni prima di andare avanti con i consigli, semplicemente dicendo cos'è lo stress e che cos'è la resilienza. Allora, intanto partiamo dal fatto che lo stress è una reazione di adattamento alle situazioni, a degli eventi stressanti, appunto a degli eventi negativi, ed è una situazione del tutto fisiologica, di una situazione normale. La resilienza invece è quella capacità di affrontare le situazioni negative e metterci in gioco, metterci in discussione nel modo migliore per poterle gestire e affrontare. Quindi pensiamo innanzitutto già in maniera positiva. Per esempio, cerchiamo di individuare la casa non più come una prigione, ma come un rifugio. E per esempio il tempo come tempo ritrovato anziché perso. Quindi detto questo, cominciamo insomma a capire come possiamo fare per alleviare le nostre tensioni, per alleviare le nostre paure, le nostre angosce. Cominciamo col dire appunto che la percezione, ricordiamoci che la percezione della realtà cambia anche in base a come noi ci sentiamo, a qual è la nostra emozione prevalente. Se è un'emozione di tipo negativo, è ovvio che la realtà sembrerà più negativa, ci sembrerà brutta. Mentre se l'emozione è di tipo positivo, è ovvio che la realtà la vediamo in un altro modo. Ecco, un modo per alleggerire il carico di emozioni che si agitano dentro di noi potrebbe essere semplicemente riconoscendo l'emozione provata in quel momento. E se per esempio stiamo provando paura, dire a noi stessi: mi sento spaventato, sono spaventato in questo momento. Se stiamo provando tristezza, ripeterci: io mi sento triste. Se stiamo provando rabbia, sono arrabbiato, mi sento arrabbiato, quindi cominciare a prendere un po' confidenza con quelle che sono le nostre emozioni, cercare di riconoscerle e soprattutto poi lasciarle andare, specie se sono di tipo negativo. Quindi imparare a lasciare andare le emozioni negative, quindi non soffermarci su di esse, non controllarle a tutti i costi e soprattutto lasciare andare anche i pensieri di tipo negativo. Quindi immaginiamoci come i pensieri come se fossero dei fotogrammi di un film. Quindi noi li lasciamo passare senza inseguirli e quindi lasciandoli andare, quelli piano piano svaniscono. Che altro si può fare per poter gestire le nostre ansie, le nostre paure? Intanto la condivisione con l'altro è molto importante. Per esempio, in famiglia condividere le proprie emozioni, le proprie paure. Perché? Perché così le normalizziamo, diamo anche all'altra persona la possibilità di esprimere le stesse sensazioni. Quindi non ci si sente solo in quel momento a provare paure, a provare ansie, ma si condividono e quindi si normalizzano, perché sono reazioni del tutto normali di fronte però ad una situazione che è anormale, ok? Quindi facciamo anche attenzione anche al respiro, quindi per poter far abbassare i livelli di attivazione, per poter far abbassare i livelli d'ansia, dedichiamo qualche minuto della nostra giornata, anche più volte nell'arco della giornata, più o meno 5-10 minuti, a concentrarci sulla nostra respirazione e quindi utilizzare una respirazione di tipo diaframmatico piuttosto che toracico. Come lo possiamo fare? Inspirando dal naso, trattenendo l'aria, quindi gonfiando l'addome, possiamo anche mettere le mani sulla pancia per vedere proprio che si gonfia, tratteniamo un po' l'aria, quindi inspiriamo dal naso, tratteniamo l'aria e piano piano lo lasciamo andare dalla bocca lentamente. Facciamo questo con una distanza, facciamo tipo 3-5 respiri distanziati l'uno dall'altro, quindi non attaccati, almeno 10 secondi tra un respiro e l'altro, perché altrimenti attiviamo l'iperventilazione e quindi non abbiamo abbassato i livelli di tensione, ma li abbiamo aumentati. E una volta fatto questo,
concentriamoci sui nostri pensieri, concentriamoci sul nostro respiro e vedremo che sicuramente i livelli di attivazione si saranno abbassati. Ora, un altro consiglio da aggiungere a questa lista per oggi è quello di evitare la ricerca compulsiva di informazioni sui social. Essere attenti principalmente a quali fonti di informazione si attinge e soprattutto massimo 2 volte al giorno la ricerca delle informazioni e sulle fonti ufficiali. Evitare anche di condividere, di divulgare informazioni di cui non siamo certi, per evitare anche appunto di aumentare le ansie in altre persone che purtroppo magari non riescono a riconoscere quali sono le fake news da quelle reali e quindi non facciamo altro che attivare livelli d'ansia inutili, inutilmente. Ok, possiamo anche, oltre diciamo alla gestione delle nostre ansie, possiamo anche imparare a gestire la giornata dando dignità alle nostre attività quotidiane. Come lo possiamo fare? Per esempio, dedicando più tempo al rito della colazione, alla preparazione dei pasti, alla cura del nostro corpo, perché in questi momenti abbiamo più tempo paradossalmente per farlo rispetto a prima, che andavamo sempre di corsa, sempre col tempo, la pressione del tempo che ci assale, e quindi cercare appunto di concentrarci su quei gesti quotidiani che normalmente li diamo per scontati, ma che in realtà scontati non sono, quindi li apprezziamo di più per quello che sono. Un altro importante consiglio è non trascurare l'attività fisica. L'attività fisica e lo sport sono importanti perché l'attivazione appunto del corpo, quindi fare attività che richiede un esercizio a corpo libero, per esempio, ci aiuta ad aumentare la produzione di endorfine. Quindi che succede? Succede che noi ci concentriamo sulle sensazioni corporee e quindi distogliamo l'attenzione dai pensieri intrusivi, dai pensieri negativi, perché concentrati sulle sensazioni corporee, oltre che far bene alla nostra vita purtroppo sedentaria. E mentre se per esempio siamo seduti per lungo tempo perché stiamo lavorando da casa, possiamo anche ogni 50 minuti, un'ora, alzarci e fare un po' di stretching. Questo sicuramente potrebbe essere di notevole aiuto. Inoltre possiamo anche dedicare il tempo che abbiamo alla lettura di un libro, alla visione di un buon film o a svolgere delle attività, degli hobby che normalmente non possiamo, a cui normalmente non possiamo dedicare del tempo. Ecco, allora oggi spero di avervi chiarito un po' di dubbi su come poter gestire un po' le nostre emozioni, su come riconoscerle. E prima di salutarvi vi ricordo che il nostro prossimo appuntamento verterà sulla gestione delle emozioni nei bambini, di come i bambini stanno reagendo a questa quarantena e a questo periodo anomalo per loro. Vi ricordo di non temere e non vergognatevi nel chiedere aiuto. Perché noi siamo qui per aiutarvi, non per giudicarvi, e quindi se avete necessità fatelo, contattatemi. Vi ricordo di nuovo i recapiti per poterlo fare. Il mio recapito telefonico che è 338 38 07 117 attraverso la pagina Facebook Studio di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale Dottoressa Narita Ungaro, e infine attraverso email all'indirizzo annaritaungaro@alice.it. A presto e ricordatevi, andrà tutto bene.